Dottore Genovese, qual è la situazione dei laboratori d'analisi in questo momento? E allora, noi siamo aperti, tutti i laboratori d'analisi siamo aperti per dare il servizio alla cittadinanza, e per chiaramente evitare che anche l'ospedale, cioè chi è che ha bisogno, andare all'ospedale e andare a caricare l'utenza all'ospedale. E quindi noi diamo il servizio. Si capisce che siamo qua soltanto per il servizio, perché la gente chiaramente spaventata rimane a casa, giustamente diciamo tutti che debbono stare a casa per evitare il problema di questa infezione. E quindi siamo qua per il servizio, però dico, siamo aperti perché dobbiamo stare aperti, quindi siamo aperti e diamo il servizio. In questo momento c'è una particolare attenzione anche sulla possibilità che i laboratori di analisi possano effettuare il tampone. Ecco, vogliamo chiarire qual è la situazione a questo proposito? La situazione al momento, cioè di oggi, ne abbiamo 23 alle 10, è che l'assessore ha detto in varie televisioni e in vari giornali, ha detto che ha dato disponibilità anche ai laboratori privati di fare i tamponi. Attualmente non abbiamo il decreto in mano, quindi non possiamo, perché ancora questo decreto non è uscito, non sappiamo quello che dice questo decreto. Dopodiché non è una cosa facile, non è un tampone facile da fare, come vogliono fare credere, sia da effettuare sia poi da fare anche l'esame. Perché voi potreste effettuarlo comunque sulla base delle apparecchiature in possesso del suo, diciamo, degli altri laboratori del territorio? Noi potremmo farlo se abbiamo i tamponi, perché ci vogliono i tamponi, che sono dei tamponi particolari con un terreno di trasporto particolare. Noi attualmente non li possiamo fare nei nostri laboratori, anche perché il terreno di trasporto deve essere quello adatto e poi deve essere portato in un centro che fa questo tipo di ricerca del coronavirus 19. Deve essere fatto all'interno, cioè alle 3 ore da quando è fatto il tampone stesso, e poi deve essere analizzato, ripeto, in questi centri che attualmente hanno queste attrezzature. Quindi diciamo che questo è un momento di confusione, noi arrivano chiaramente tante telefonate per gente che ha bisogno di fare questo tampone, secondo quello che è uscito nelle varie televisioni e sui vari giornali. Però in buona sostanza, dottore, se vi fornissero i tamponi, voi potreste già espletare questa prima fase, cioè quella del tampone, mentre poi l'accertamento dovrebbe essere fatto altrove. Perfetto. In ogni caso. Questa è quella, la proposta che abbiamo fatto, dico, ci siamo sentiti poco fa con un rappresentante che si trova ad Agrigento a parlare con qualcuno dell'ASPI, questa è la proposta che abbiamo fatto noi. Dateci il materiale, noi facciamo i tamponi. Qualcuno gira a venirseli a prendere, li diamo e subito andare in questi centri, e saranno pubblici, saranno privati, perché può essere anche che il pubblico si attrezza anche a questo, noi li consegniamo e loro fanno l'esame stesso, che poi ricordiamoci che poi bisogna anche di essere verificato, non soltanto c'è un positivo, eventualmente deve essere verificato, attualmente li mandano pure allo Spallanzani quelli che sono positivi per avere il test di conferma. Questo è al momento attuale, ripeto, perché siamo, sapete, il momento è quello che è, quindi andiamo avanti sempre con le direttive e le cose che arrivano al momento. Comunque c'è la vostra disponibilità a fornire questa collaborazione, già questo è importante. Certo, noi siamo aperti, quindi forniamo la nostra disponibilità, la nostra professionalità, e quindi dico, ripeto, all'interno dei nostri laboratori è garantita chiaramente l'igiene, noi facciamo la disinfezione ogni mattina prima di iniziare e quando finiamo a fare prelievi, quindi è tutto, lavoriamo tutto chiaramente in ambiente abbastanza sterile, quindi dico, siamo a disposizione di fare questo e fare anche le urgenze che stiamo facendo per evitare l'accumulare di gente all'interno dell'ospedale. Grazie, dottore.